Aero Fish Market è qui Identità Golose per presentare il pesce sostenibile. Pesce sostenibile con un progetto bellissimo anche portato avanti dall'Olanda attraverso il marchio NSFC che praticamente vuole proporre questo prodotto pescato esclusivamente in modo sostenibile, a cui aderiscono moltissime aziende olandesi. Diciamo che il testimonial in realtà è la platessa che viene pescata con questo criterio a strascico innovativo, ripeto, è sostenibile, e saremo qui tutto il giorno per presentare delle degustazioni e quindi adesso vi informeremo. Siamo a Identità Golose a Milano e intervistiamo il signor Thomas Plaquet del North Sea Fish Center che promuove qui in Italia il lancio del marchio di qualità per la platessa del mare del nord. Signor Plaquet, benvenuto. Very welcome. Parla inglese? I will speak English with you. Why are you, can you tell us something about the NSFC quality mark? Yeah. Well, first of all, I represent the NSFC, North Sea Fish Center, and we are here to promote Dutch place. And we do that by launching a quality mark, which is a unique combination of sustainability and quality. Dice che l'NSFC, il North Sea Fish Center, il centro della pesca del mare del nord, hanno costituito un marchio di qualità che promuove il prodotto, la sostenibilità e la qualità della platessa, e la vogliono introdurre sul mercato italiano. Why have you chosen Italy and Identità Golose? Well, first of all, we choose Italy because more than 60% of the Dutch place is exported to Italy, so Italy is a very important market for us. And we choose the Identità Golose because it is a very high quality trade fair where a lot of people who are interested in culinary goods, high quality products, are coming. So we thought it was a real good platform to promote our Dutch place. Hanno scelto il mercato italiano perché il 60% della platessa dall'Olanda va in Italia, e hanno scelto soprattutto Identità Golose perché è una piattaforma culinaria di alta qualità, un congresso dove vengono tante persone, anche chef, personal catering, ristorazione, e anche consumatori a assaggiare e vedere i prodotti nuovi, e ritengono che questo è il posto giusto per promuovere questo marchio di qualità. What do you expect of the Italian market and the Italian consumers? Well, we hope that they really embrace our quality mark. That's the reason why we are here and also visiting some important customers in the future. We will be also presenting this quality mark at a support in Rimini, and we hope that that the image of the Dutch place will be seen in the future as a high quality product which is catched and caught in a sustainable way. Sperano che aspettano del mercato italiano e del consumatore italiano che abbraccia proprio questo marchio di qualità, e che apprezzano il fatto che la platessa è un prodotto di qualità pescato in modo sostenibile, è un prodotto sano e anche di un sapore molto delicato e buono, e che nel futuro questo sarà l'immagine della platessa e che i consumi aumenteranno ancora di più. Adesso andiamo in cucina, che con Thomas della NSFC andiamo a vedere come Marcello Leoni, chef della Leoni, prepara la platessa con la ricetta che ci dirà, e ci sarà poi questa degustazione a base di platessa sostenibile. Venite con me. La ricetta, per favore, Marcello. Questa è una purè di patate cucinate sotto le braci con platessa scottata in padella e un umido di lumachine di mare.
semplicissimo. Ti è piaciuto questo piatto? Tanto. Eh? E che cos'è secondo te? Che cosa hai mangiato? Un macchine di mare. Bravissimo. Patate e platessa. Ma l'hai sentito o l'hai indovinato? No. L'hai indovinato? Complimenti. I bambini qua, i detti tagolosi, sono bravissimi. Ha mangiato il piatto di Marcello Leoni con la platessa sostenibile. Cosa dice? Molto buona, molto molto buona. Sapeva che era sostenibile? No, me lo dice, stava dicendo lei, quindi non lo sapevo. Quindi sostenibile cosa vuol dire? Vuol dire che è una pesca a strascico, ma non tradizionale, fatta in un modo che non distrugge il mare. Ok, quindi va non a intaccare le altre specialità ittiche, perfetto. Quindi, oltre che buona anche... Buona e sicuramente salutare per l'ambiente. Sicuramente delizioso. Poi sia la platessa che le lumache sono le mie preferite, per cui sono caduta bene, è stato che fu troppo facile. No, molto buono, ho apprezzato molto. Questo pesce pure è buonissimo. Molto ricco, molto intenso, un buon equilibrio con le due purè di patate, quindi buono. Molto buono, equilibrato, gusto dolce. Veramente molto buono. Questo piatto è assolutamente buonissimo, sul prodotto sostenibile che si può dire? Deve essere assolutamente solamente sostenibile, cioè ormai in questi anni non si può lavorare un prodotto che non sia assolutamente sostenibile, perché il problema di questi anni è noto a tutti, quindi cioè, perché non lavorare un prodotto sostenibile? Ormai è l'unica cosa che possiamo fare. Sono molto corto di memoria, posso mangiare la seconda? No, no, stupenda. Poi c'è proprio il senso del mare, il sapore, fantastico. Lumache di mare, purè di patate affumicato e platessa sostenibile. Qui siamo di fronte a un vero intenditore, per cui attenzione. Dunque direi, mi piace, che però è poco, mi va a dire anche il perché. Ha trovato un equilibrio tra i tre ingredienti molto giusto. Grazie. Che non è così facile, perché alla fine escono i sapori. E poi l'insieme comunque li distingue, sì, e comunque ha un forte equilibrio, è molto piacevole, il gusto generale. Grazie. Fatto bene. È il marchio della platessa sostenibile. Sublime. Buonissimo. It is very good. And I liked it very much, and but I must compliment the chef. Because Marcello, because he did it, okay. And but the place was sustainable and high quality, so that was good as well. Okay, thank you.